Oggi parliamo di Jacopo Nigretti, detto Palma il Vecchio, nato a Serina, Bergamo, 1480. Qui lo vediamo in un'incisione del 1648. Nato da famiglia modestissima, si trasferisce presto a Venezia, che in quel periodo rappresenta il fulcro artistico ed economico dell'Italia settentrionale. Giuditta, olio su tela. Amico e concorrente di Lorenzo Lotto, cerca la compiacenza di mecenati che gli possano permettere di guadagnare Giacobbe e Rachele. E produrre una gran quantità di dipinti, molti dei quali, verosimilmente, non gli sono stati attribuiti. Concerto campestre, olio su tela, attualmente attribuito a Tiziano Giorgione. Madonna col Bambino, tra i santi Giovanni Battista e Maria Maddalena. Olio su tavola. La sua arte è incentrata su soggetti mitologici, soggetti sacri e ritrattistica. Ritratto di una giovane donna, detto La Bella. Ritratto di donna, detto Una Sibilla. Le sue donne sono carnose. Ritratto di donna, detto Una Giovane Donna. Che ritrasse con i suoi colori tenui e veneziani, le tre sorelle. Madonna con Bambino e Santa Caterina e San Celestino a sinistra, San Giovanni Battista e Barbara a destra. L'Assunzione della Vergine, che si trova alle gallerie dell'Accademia di Venezia, è un'opera mirabile per la pacatezza di tutti i personaggi e l'atmosfera è bagnata da una luce dorata ravvivata dall'intenso rosso degli abiti di alcuni personaggi. Il grandioso polittico del transetto destro della chiesa di Santa Maria Formosa a Venezia fu realizzato dal Palma il Vecchio per l'altare dei bombardieri dedicato a Santa Barbara. Nel pannello centrale, vicino alla Santa, il cui attributo iconografico è quello della torre dove venne rinchiusa, il pittore dipinse in evidenza proprio due cannoni, le bombarde, riferimento alla scuola che commissionò l'opera. La Venere del Palma il Vecchio allo sfondo che richiama la Venere dormiente del Giorgione, sia nel paesaggio sia nel tonalismo veneto. Venere dormiente di Giorgione. Olio su tela. Al col tempo ha la stessa consapevolezza della sua bellezza e fascino da richiamare alla mente La Venere di Urbino, di Tiziano. Che frequenta e si innamora di sua figlia Violante. La foto che segue è il ritratto di Violante di Tiziano, 1515, olio su tela. Non vi ricorda qualcuno? A me sì, corpulenta, bionda. Molti dei ritratti fatti dal pittore trattato in questo video. Ritratto di una donna bionda, olio su tela. Jacopo Nigretti, detto Palmo il Vecchio,
muore a Roma nel 1528.